Buonasera a tutti, sono Luigi Onorato, se preferite bentornati sul Dragon Dedo Cambato alla Boss Rush. Allora, sia per questa Boss Rush che per la Boss Rush di Gogeta, dato che le mie LR, salvo 3, perché ne ho 3 ad ability 2, non hanno un ability interessante, il che rischia di rendere il team abbastanza più scarso di quanto dovrebbe, perché Broly ci vuole LR o le busca troppo, Broly ci vuole ad ability o le busca troppo, Goku ci vuole ad ability o potrebbe non essere abbastanza performante rispetto ad altri PG. Giochiamo le versioni no LR dei team. Chiari, precisi e possibilmente indolori. Quindi siamo a una full bosses no LR, che reputo oggi probabilmente anche le versioni più divertenti a giocare, che anche nella forma full Broly senza Paragas, quindi senza Splash. Come ultimo PG ho inserito il carissimo Janemba. E qua ho fatto una cavolata per iniziare, vabbè. Non penso mi servirà a potenziarmi Pinco Ponco AGL, ma non si sa mai. Vai Broly. Ah, qua mi mangio già la Blizzard. No, oddio, la Blizzard sì, la metterò di sicuro in questo video, però non so dove. Devo anche cercarmi la Maximum Ormone? Come si chiamava? Quella è la band, quella di Frieza che fa Frieza. Dragon Ball Super si può di tutto, vai FIBA, ho delle soundtrack fantastiche. Oltre al fatto che sono davvero fatti bene, cioè il film di Broly, cavolo. Mani in alto assolutamente su quanto è fatto bene il film di Broly. Potrei fare un'epopea sul parlare del film di Broly, ma ho promesso che aspetterò il 28 febbraio. Il 28 a marzo farò partire un video con i miei pensieri sul film, perché già che ho detto una cosa in un video nei commenti spoiler, quando ragazzi è Dragon Ball, non è che si possa spoilerare il mondo oltre quello che spoilerà da solo, cioè non stiamo parlando di un anime complesso, intricato. Se non andiamo a vedere Heroes, eccola, con tutte le cose che ci hanno messo potrebbe essere anche un pochino più complesso. Ho provato a fare la ROD, però essendoci solo la ROD è extreme un po' un problema, perché devi farti dei team particolari, non riesce a farli rendere al meglio, perché non è per questo team la Road Extreme, è fattibile, però devi starti a creare tutti i team particolari che non hanno quasi senso. C'è da dire che però, cavolo, sta Boss Rush è più un'epopea al one shot, non vi faccio immaginare con Gogeta. Buonanotte, povero Bardock, mi fa da pena quell'uomo, sinceramente, mi fa da pena. Il Broly STR comunque, o buffer o si sogna anche qua di lanciare una qualsivoglia specie, almeno tanca. Ma qua non penso che Barra che vada oltre Broly. Questo è un Broly full ability. Questo è un Broly full ability che può caricare 4.4. Esatto. Ipoteticamente Broly a full ability carica quanto Gogeta STR a full ability. Il problema è che Broly non è al 100% la seconda specie. Possibilità alte, ma non 100%. Benaro massimale però supera Gogeta ESA. Vabbè, qua davvero che tristezza. Spero esca in fretta la Boss Rush 7, perché avverto proprio difficoltà a rendere sensati questi video se non a una mera ostentazione di devastazione. Siamo rimasti troppo indietro, una Boss Rush, oddio, anche la Boss Rush 7, no dai, mai c'è dentro Goku Ultra Instinct, che potrebbe quantomeno rendere il tutto più divertente. Questi sono un'ostentazione da chi ce l'ha più grosso, cioè. Vabbè, qua abbiamo buffer in turno. Vai, vabbè. È stato bello conoscerti, Bardock. Passiamo all'unico in tutta la Boss Rush che può rompere le scatole.
Hildegard. È il secondo Hildegard? Non mi ricordo neanche in realtà se è il secondo o il terzo. No, è il secondo. Non lo faccio da secoli la boss rush. Oddio, secoli. No, non lo faccio da un mesetto e mezzo abbondante. Da quando è uscito Future. No, Time and Space, non Future. Time and Space. Sullo stesso cavolo di team, però. Time and Space è quello figo dei due. Future è quello triste. Tolta la tornazione in cui c'è Janemba, si riesce ad avere sempre una perma special. Non l'ho lanciata apposta con Tarres, non dovrebbe neanche arrivarci a Tarres. Ah, parliamo un pochino pre-video, perché ci farò un video che abbiamo fatto pochissimi danni. Perché ci farò comunque un video. Complimenti, 2 milioni. Ah, ci arriva invece a Tarres, a quanto pare. Delle news sul quarto anniversario, perché sono iniziate a uscire delle news. O meglio, hanno fatto alcuni leaker delle scoperte nel database di gioco, perché naturalmente, forse non tutti lo sapete, ma se devo arrivare il quarto anniversario a fine mese, non è che caricano tutto a fine mese. Durante ogni manutenzione fanno dei mini caricamenti in modo da poi non fare il maloppone assurdo. Pare che uscirà la versione 4.2 del gioco e avrà alcune cose carine. Nuove voci, il che può voler dire due cose. O prendono la OPTC e mettono le voci ai personaggi, quindi magari, cosa che può uscire anche sui personaggi vecchi, che abbiano le voci quando lanciano la special, oppure semplicemente, oltre alle voci, all'avvio, nella summon e altro, mettono qualche altra voce. Cosa carina, vediamo come la mettono, sta per arrivare il treno, quindi tra poco preparatevi a il treno regionale per Molinella, no, per Porto Maggiore, in arrivo al binario X. Questa è la prima cosa. Poi dicono che sarà probabilmente il miglior festeggiamento di sempre. E cavolo, superare il terzo anniversario, che ha avuto una bacia di merda, ma ci ha riempiti di storie, barriere da far schifo, ma schifo pesante. Ma anche questo Natale, perché sto Dual Fest di Broly e Gogeta alla fin fine non ha fatto affatto schifo. Hanno dato una cosa come 400 stone circa su tutti gli eventi, che sì, andavano tutte buttate. Scusate. Andavano tutte buttate nella batch là con LR garantito. Spero vi sia andata bene e continuo a consigliare, finitela. Sia che siete nel Global, che siete nel JAP. Nel JAP il reselling dovrebbe ripartire a giorni, quindi tranquilli, dura fino a fine mese, quindi finitela. Ok. È meglio, sarà tosta, ci potrebbe, quasi sicuramente ci sarà un Goku Super Saiyan 4 free to play o il Goku Super Saiyan 3 terzo anniversario Andra Tour, perché ogni anno c'è stato sempre il PG regalato che era quella versione di Goku, quindi un Goku Super Saiyan 4 free to play sarà interessante. Parliamo invece, se non evitavi questo eri morto, sappilo. Ah, almeno salti. Ah, iniziamo. Complimenti, non ho altro da dirti che complimenti. Ah, non ha fatto il treno regionale, non so, di la pappardella. Buono così, un attimo solo. Rieccomi, allora. Comunque questo qua è il quarto anniversario. Questa prima parte delle info è quella meno su coda, quella che ci saranno dei PC che saranno molto più forti dell'LR del terzo. Non che ci voglia molto, basti vedere ora l'LR quanto sono giocate tutto. Non che faccia anche gara, assolutamente, cioè, sono LR molto meno giocabili di loro, però beh, non so neanche la cosa più barato più del mondo, che non si trasforma mai. Era una prima, ancora non ne ha beccato uno. Proprio lo becchiamo, erano una prima versione del sistema del power up, quindi ci sta che dai, ti prego, almeno te.
Ma che. Già, quindi ci sta che fossero inizialmente un po' una fregatura, perché sono buone per gli account piccoli, perché continuo a dire, per gli account più scarsi sono bestiali, si trasformeranno quasi sempre, ma per gli account più grossi ormai c'è di meglio, diciamola così, c'è di meglio. Quanto del fatto che dovrebbero arrivare nuovi eventi e nuove meccaniche. Normalmente io di solito le cose parlo quando ci sono info un pochino più importanti, dovrebbero uscire comunque settimana, che cavolo, settimana prossima, in quanto uscirà il V-Jump, in cui magari avremo qualche piccola info in più. Questi cavoli che muore. Poi facciamo male. Mezza vita e passo. E cavolo, è morto. L'abbiamo beccato. No, sti cavolo, è morto. Ora è morto. Dicevo, ovvero quello delle special con attivazione, chiamiamole così, anzi no, le ignition skill, ecco, diamogli un nome importante che faccia capire. Preso da Yugi con le magie ignition, che è un tipo degli effetti, se ricordo bene, il mio passato da judge di Yugi, che in realtà mi lasciano abbastanza perplesso, perché il gioco ha già le ignition. Sono le passive le ignition. Cos'è però? Prendiamo il presupposto, cos'è un ignition? È si verifica determinato evento in battaglia, si attiva l'abilità. Esempio, il nemico è di tipo e classe future, Trunks e Mei potranno evadere e far tutto il loro ambarabà. Hai meno del 70% di HP, tale si può trasformare. Sono tutte cose ignition, è iniezione. Quindi un pochino mi lascia perplesso questa cosa, che sono state trovate proprio. Potrebbero essere delle special iniezione, il che però mi preoccupa forse ancora di più, perché rischi di distruggere in una maniera infinita e oltre qualsivoglia rimasta difficoltà del gioco. Perché come funzionerebbe una special iniezione? È molto semplice. Si verifica un determinato evento, sali sotto, scendi sotto 5% di HP, e in sotto lanci questa special così gratis. E alcuni di voi diranno, potrebbe semplicemente essere una special alternativa. Perché in realtà il gioco ha già tutto quanto dal day one, praticamente quello che serve per creare una special alternativa, cioè le condizioni di gioco ci sono. Altre cose mi vengono in mente che possono essere delle passive, ma che non si attivano all'inizio turno, si possono attivare anche durante, come Link. Ed è pericoloso, pericoloso, perché qua parliamo di roba che può davvero creare livelli di overpower che in confronto Gokusa non è nulla. In un gioco che non offre, arrivati a un certo livello, praticamente nessuna sfida, è pericoloso creare delle cose così forti, cioè davvero. Ho sempre detto, Dokkan, bello quanto vuoi, ci tengo ormai come gioco, perché dopo tutti gli anni che ci ho passato sopra questo account, quanto non posso dire di non tenerci a Dokkan. Però è lungi dall'essere il mio gioco preferito, un mobage che reputo come voto più di un 6-6,5. Soprattutto perché io sono uno che dopo Dokkan, per ampliare la mia cultura, perché alla fine se vuoi fare a mio avviso bene lo youtuber su un argomento, non puoi fermarti all'argomento stesso, devi anche ampliare, devi avere percezione di dove il gioco in confronto agli altri, però è cosa inferiore, cosa che moltissimi miei colleghi neanche sanno cosa siano, molti altri mobage, le leggi dietro e altra roba, però scelta loro, non sono nessuno per sindacarla, mentre altri invece giocano a diversi mobage e tutto quanto. E per mobage non dico giocare a Dokkan e a Legends, perché non cambia un cavolo, se giochi a Dokkan e Legends sono troppo diversi.
Io ho giocato a tantissimo Bage, vi ricordate quella foto che ho postato del mio, nel desktop del mio cellulare, che ne aveva tantissimi, ora sono molto ridotti perché ho poco tempo, attivamente gioco a 3 Mobage, 4 quando riesco, uno faccio praticamente solo eventi principali, login e pull, però cerco di giocare attivamente a 4 Mobage. E vedete perché non porti video, perché c'ho più tempo per giocare che quello di portare video, il video ci vuole tanto tempo, e nonostante i ragazzi di, nonostante Luca e Rob, che approfitto in questo video per salutarli, tanto so che non lo vedranno perché non penso guardino le mie boss rush, so che guardano le analisi e altra roba, ma dubito le boss rush. Poi Rob e I'm Rob, che è bellissimo, cioè dei gruppi se là, però si vede che è davvero un amico, perché quando ci sono cose che reputa che sbaglio me le scrive. L'I'm Rob, lui guarda di più. Luca, non mi ricordo, Luca è un po' che non vedo commenti. Vabbè, vorrebbero tanto che io muovessi il culo e portassi video su due di questi giochi, vero? Mentre tutto l'altro gruppo e la Gilda vorrebbe che io portassi video su Giamputi, che ne ho 3 su PC da pubblicare in realtà. Ma là il problema è solo il tempo di registrare, perché ho così poco tempo per giocare che le anne richiedono comunque là, e tocca ne prendere una marea. Tocca ne prendere una marea quando ho tempo io, poi devo registrare anche le altre serie, devo programmare FNAF. Ci sta volendo una vita perché devo capire bene come farlo, sarà la cosa più difficile. Anders, quando riesco ad arrivare, Blasi si è ammalato, dannato, però ormai dovrebbe esserci. Entro fine mese riesco a far uscire l'episodio a partire con quello dopo ancora è già pronto, quindi problemi. Non è così facile avere un lavoro che ti occupa 6 giorni su 7 e poi tornare a casa e fare un secondo lavoro, benché, come dico, non lo posso vivere come secondo lavoro per i guadagni che dà. Perché ragazzi, tranquilli che, parlando sinceramente, con i guadagni di YouTube, il massimo che potrei prendermi sono 1000 stone su Dokkan al mese. Poi li utilizzo per altro, perché ho la fortuna di avere il reseller senza doverlo pagare, salvo casini assurdi o sfighe indicibili e tutto, però quello è, non è che posso, non è che faccio guadagni chissà quanto alti, sia perché siamo in Italia e in Italia per fare guadagni su YouTube devi venderti, ed è innegabile, perché per fare guadagni devi portare quei contenuti che danno zero quasi in realtà come contenuto stesso. Pull, prendere gli account degli, ora è nata la moda prendere gli account degli utenti e far pull live, e chi lavora come me non ha il tempo materiale nello sbattimento di fare live. Oddio, in realtà live mi andrebbe anche di farle, però con gli orari che ho è impossibile. Cioè, infatti cercando di trovare del tempo per iniziare la live di Dark Souls 1 che devo fare, però non so quando né come. Io grandissimo friso special da schifo, però ho qualche chiusura perfetta e spero di trovare modo di farlo e di prepararla quella prima possibile. Però è così, se vuoi, se porti contenuti seri e intelligenti non puoi aspettarti di guadagnare in Italia. In America, ecco, in America secondo me, se io ero nato in America, oppure se avessi iniziare a fare video in inglese, cosa che potrei anche fare se mi ci mettessi, ma sempre questione del tempo, là avrei potuto guadagnarci seriamente, cioè farlo anche come lavoro, non da guadagnarci chissà cosa, ma un mezzo stipendietto, uno stipendio molto basso, sarei potuto riuscire a farlo. Però purtroppo è così, non che naturalmente non abbia raggiunto dei traguardi davvero grossi. Spero nel 2019, ecco, nel 2019 se dovessi scegliere un traguardo che vorrei arrivare sono i 20.000 iscritti come traguardo, ecco, quello sarebbe il traguardo per me perfetto del 2019, ma è difficile. Perché ripeto, i bambini non gli interessa sapere giocare, gli interessa vedere le sculate. Fortnite, gioco dell'anno, spiega tutto, penso ragazzi, perché mettere Fortnite sopra alcuni giochi, dai.
giocato perché tutti gli youtuber lo portano e i cinetti ci giocano, poi non solo i cinetti ci giocano, anche gente, e so che per male è un gioco bello, cioè non è un gioco brutto Fortnite. Non ci ho mai giocato, ma ho avuto piacere di parlarne anche con Blasi, che intanto ci giochicchia, e so che è un gioco che c'ha anche del competitivo, però dato gioco dell'anno 2018 è una cazzata di proporzioni in mani, è come dare a Dokka al miglior mobile del 2018. Si vince quelle come Legends, anche Legends, tra Legends e il mobile del 2018 sarebbe una presa in giro, perché sono entrambi giochi che hanno dei punti deboli pesantissimi ma migliorabili. Dokka è un po' più difficile migliorarlo ormai. Legends dipende quanto sbatto hanno, però naturalmente c'è anche di peggio, c'è anche molto di peggio. E ho penso disintegrato Vegeta e Rosé mentre parlo del più del meno. Sono belli questi boss rush, perché in realtà diventano tipo un vlog in cui parlo, perché in realtà dei team penso che si capisca da solo anche guardando, non essendo dei team che hanno bisogno di chissà quali spiegazioni su turnazioni in particolare, ma dei team che giocano da soli, giocano decisamente bene, come vedete, posso lasciare al video tutto quanto nel mentre discuto più del meno. Comunque, tornando all'argomento macro di queste robe modificabili, non so quanto possano essere una roba figa, vediamo. Di sicuro una cosa che aspetto con ansia settimana prossima di avere le info, perché ragazzi ormai siamo all'11, praticamente al 12, dove sono le 9 di sera, e 5 giorni per mercoledì, massimo venerdì penso che avremo il V-Jump. Col V-Jump non dico che ci dicono che sono i PG, perché dubito, però i primi info sul quarto anniversario iniziano a uscire. Il Global pare che facciano coincidere la seconda metà del quarto anniversario con il Dual, cosa che non mi aspettavo. Ho anche sbagliato totalmente ogni logica di turnazione nel parlare. Ogni logico sbagliato, vabbè. Far uscire il 2 alla metà febbraio, boh, vabbè, quale buschiamo perché ho scazzato malamente. Grazie Orazio. Non capisco il perché. Beh, voglio che esca magari in più parti del mondo possibile, fregandosene dell'Italia in cui esce a fine febbraio. Però boh, De gustibus, ci avete più tempo per risparmiare stormo del Global, che non è male come cosa. Inoltre, cosa non da sottovalutare perché in realtà è un vantaggio, per vedere il quarto anniversario come sarà. Il quarto anniversario arriva verso luglio o giugno-luglio, per già farvi un'idea. Naturalmente è difficile che il quarto anniversario vi porti addirittura a dire e non pullo su Broly e Gogeta, perché poi inizia tutta la manfrina di non pullo finché esce il PG migliore. Certo, il quarto anniversario Global potrebbe avere Broly e Gogeta nel batch, quello sì, però boh, sono curioso anche di vedere quanto si protrarrà sto periodo di nulla totale su Dokkan, perché ci saranno il jump dal 16 al 29, circa 10 giorni di nulla cosmico, tipo, perché è il pre-anniversario. Esattamente come l'anno scorso usciranno probabilmente Legendary Summon, Batch Colori, cavolate varie. Ecco qua Broly mi sa che ti sciotta l'anima. Ma proprio ti sciotta l'anima. Però oltre quello, boh, ma neanche tanto. Non si può per niente. Tra l'altro spero con BB attivo che dannetti li fa. Ma anche te 700.000, ma aspetto molto peggio. Quanti danni? Testarelli. Beh, tanto ora andiamo in Dokkan, ci rifulliamo e poi ci diamo il prossimo turno con Gogeta. Addirittura.
Quindi boh, sono speranzoso magari, ma qua proprio di vedere qualche modalità nuova, nuovi boss rush, che non saranno chissà che difficili, ma mi darebbero da portare dei video magari un po' più interessanti, con un po' di sfide in alcune fight, magari eventi alla Broly, cioè che se ci vado alla cazzeggio muoio. Cioè la speranza c'è. Vedremo se sarà ripagata. Dokkan va di alti e bassi, solo quando esce un evento buono, divertente, quello dopo fa cagare totalmente, quindi ha proprio all in. Quanto è arrivato di difesa Tarvis? 96.000. Come avevo detto, 100.000 con BB attivo, quindi buono. Quindi è possibile che ci entriamo in BB, perché una specie ci toglie 44.000 danni almeno. Eccola qua. E non so quanto ti è convenuto, sai. Complimenti. Però le busche. Mizzi che Tarles, incavolato nero proprio. Ma mo implode Gogeta. Si implode come mai imploso in vita sua, porello. Vabbè, è stata una bella chiacchierata direi, ragazzi. Noi direi che ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona serata. E domani a sto punto direi, sperando di riuscire a farmare abbastanza zeni, boss rush con il Meta Heroes Noel R. Alla prossima.